abbiamo praticamente eliminato il superfluo, tentando di fare in modo di utilizzare quello che entra al mese per il necessario, insomma, quindi eliminando vestiti, le scarpe o quello che non è necessarissimo, comprando il minimo indispensabile. Abbiamo avuto un calo del 20% almeno, perché no? Sì, perché una volta la gente faceva dal 1 al 15 d'agosto, adesso invece arrivano il 10, fanno quei 3-4 giorni di Ferragosto e poi scappano via. Gli operai sono prevalentemente dove sono oggi gli operai del nostro settore a livello mondiale, quindi prevalentemente in Cina, paesi in via di sviluppo, ma anche un po' in Europa e ancora un po' in Italia, ma delocalizzati rispetto all'azienda. Che non vado in ferie, sono 9 anni che non vado in ferie, tranne qualche volta di andare in piscina, però ci siamo dimenticati come sono fatte le ferie. Fermiamoci un attimo perché andiamo a vedere l'ultima storia, la storia di un imprenditore. L'ingresso è rimasto quello di un tempo, di una fabbrica di abbigliamento nata nel 1916, ma all'interno tutto è stato rivoluzionato. In questi saloni dove lavoravano centinaia di operaie, oggi ci sono computer collegati in rete con mezzo mondo. Qui si progettano nuove linee di abbigliamento sportivo e si studiano le ultime tendenze. Poi ci sono un bar, un supermercato, un grande spaccio, una banca. Ma se cercate operai, qui non ne troverete nessuno. Beh, adesso l'azienda è un'azienda globale che si è sforzata di operare sul mercato globale a 360 gradi, quindi gli operai sono prevalentemente dove sono oggi gli operai del nostro settore a livello mondiale, quindi prevalentemente in Cina, paesi in via di sviluppo, ma anche un po' in Europa e ancora un po' in Italia, ma delocalizzati rispetto all'azienda. Lei opera nel settore tessile, adesso di qui a qualche mese cadranno le barriere doganali protezionistiche. Lei ha paura dei cinesi? Guardi, un po' egoisticamente dico, da italiano e da cittadino europeo, sì, mi fanno paura perché vedo che, appunto, come è successo per noi, la parte di trasformazione, che è un bel pezzo della catena dell'offerta del nostro settore, si sta spostando tutto in paesi in via di sviluppo che possono permettersi di pagare la manodopera molto di meno di quello che facciamo noi. Come imprenditore no, non mi fa paura, perché sarebbe ingiusto che dicessi questo, perché anzi io ho sfruttato moltissimo l'opportunità della Cina, sono stato tra i primi quando non avevo opportunità qua a credere in quel mercato e quindi è bene sapere che c'è da imprenditore, mi fa piacere. Quale autunno ci aspetta secondo lei? Sicuramente sarà un altro periodo, questo autunnale, difficile, perché stiamo passando un momento molto complicato sotto tutti i punti di vista. E di conseguenza c'è da probabilmente aspettarsi un autunno ancora complicato. Ci sono tanti contratti in scadenza, secondo lei gli imprenditori sono disposti a concedere gli aumenti che sicuramente le categorie faranno? Gli aumenti devono essere la conseguenza di un aumento del volume d'affari e di conseguenza io credo che un buon imprenditore è il primo a voler ridistribuire del profitto a vantaggio dello sviluppo. Il problema vero, credo, oggi è proprio questo, cioè rimettere in moto uno sviluppo economico che consenta di avere maggiori ricavi, quindi maggiori capitali da reinvestire. Si preannuncia una finanziaria molto pesante, 24 miliardi di euro. Da imprenditore, come giudica questa manovra? Da imprenditore comunque giudico una manovra forte e necessaria. Bisogna poi sperare che sia sufficiente. Ma comunque è indiscutibile che siamo in un periodo in cui c'è bisogno di coraggio e di manovre forti, ma siamo proprio in una situazione in cui è richiesta una ristrutturazione pesante. Berlusconi ha annunciato che ci saranno meno tasse, poi, così da rilanciare i consumi. Il governo secondo lei ce la farà in questa impresa? Sicuramente ha più possibilità di funzionare se è in un contesto di un'economia che cresce. Allora si possono fare dei forti risparmi fiscali a vantaggio degli investimenti. Il vero nostro problema, quello non italiano ma soprattutto europeo, è che tutti questi programmi di governo erano stati fatti con delle previsioni di crescita di almeno il 3% che purtroppo tardano a verificarsi.
Insomma, Boeri, non ci chiede proprio quasi più nessuno a questi tagli alle tasse. Anche l'imprenditore quasi non lo voleva dire, però alla fine l'ha dovuto dire, insomma. Quelle erano previsioni con altri tassi di crescita. Mi sembra che lo stesso Ministro dell'Economia abbia riconosciuto che si potranno fare l'anno prossimo